Ciao ragazzi, in questi ultimi tempi si sta parlando moltissimo di It, la nuova versione cinematografica dell'omonimo romanzo di Stephen King, che ha come protagonista un'entità demoniaca multiforme che si presenta soprattutto sotto le sembianze di Pennywise, il clown. Ormai, su YouTube negli ultimi tempi non si parla d'altro, da chi racconta curiosità sul film a chi fa riferimento alla vera storia dietro a questo personaggio. Io però oggi ho pensato di trattare l'argomento in modo un po' diverso, concentrandomi sulla figura del clown in sé. Perché Pennywise dovrebbe essere un pagliaccio? Perché molte persone sono terrorizzate dai clown? In questo video lo scoprirai. Ecco quindi, corofobia. Perché i clown possono fare paura? I pagliacci sono soliti produrre in noi sensazioni ed emozioni diverse. Generalmente li associamo all'intrattenimento, a momenti divertenti vissuti da bambini, quando andavamo per esempio al circo o partecipavamo ad una festa in maschera. Tuttavia, esistono persone che associano questa figura a qualcosa di estremamente negativo e sgradevole. Sono quelli affetti da corofobia. Il prefisso corro è di origine greca e significa letteralmente colui che va sui trampoli. In effetti, nell'antichità i buffoni usavano molto spesso i trampoli. Questa fobia è associata nella maggior parte dei casi a cause emotive latenti, che vengono relegate nella parte incosciente dell'essere umano. Questo significa che, come altre fobie irrazionali, non sono facili da curare e non esiste una terapia che valga per tutti. Insomma, avere paura dei clown per alcuni non è uno scherzo e può rappresentare un gran limite, anche perché evitare tutte le situazioni dove potremmo vedere l'immagine di un clown non è così semplice come si potrebbe pensare. I sintomi tipici di chi soffre questo disturbo sono il panico e l'angoscia che si provano in presenza di un pagliaccio. Chi non è affetto dal disturbo considera questa reazione come esagerata o addirittura ridicola. Ma la paura del soggetto è reale e può scatenare attacchi d'ansia con gravi conseguenze, come tremori, tachicardia, difficoltà respiratoria, eccetera. Esistono diverse teorie che potrebbero spiegare il perché di questa fobia. Una di queste è da ricercare in un'esperienza personale negativa che ha avuto a che fare con la figura di un pagliaccio, o dove la figura del clown era presente. Facciamo un esempio concreto. Pensate ad un bambino che va al circo e quando assiste allo spettacolo dei pagliacci è preda di un malore, oppure di qualsiasi altra esperienza negativa. In quel momento associa la figura del personaggio all'incidente, creando una connessione irrazionale che lo porta a rifiutare quell'immagine. Tuttavia, esiste un'altra teoria che ha a che vedere con l'associazione del clown a un'immagine negativa creata dal cinema o dalla televisione. Il caso più chiaro è il romanzo It, capace di produrre nell'immaginario collettivo la figura di un clown assassino, portatore di disgrazie, in pratica un personaggio maligno. Questa affermazione, tra l'altro, è confermata da uno studio, portato a termine tra il 1970 e il 1987, con risultati che danno forza a questa teoria. Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, perché tanti bambini che magari non hanno mai visto un film dove si parla di pagliacci assassini o non hanno mai avuto esperienze negative con gli stessi, sono ugualmente terrorizzati dai clown. Anche in questo caso esiste una spiegazione. I clown sono figure di per sé strane. Persone con una parrucca, naso rosso, un trucco esagerato. L'insieme dovrebbe risultare buffo, ma per alcuni soggetti risulta inquietante. Esiste anche un nome che definisce questa inquietudine, ossia l'effetto Uncanny Valley, valle perturbante, dato dall'idea che in una figura realistica si riscontra qualcosa che non va, che non segue gli schemi prestabiliti. La stessa cosa avviene ad alcuni bambini di fronte alla figura di Babbo Natale, oppure faccia a faccia con alcune bambole. L'immagine non segue la norma. Il pagliaccio, infatti, ha un sorriso dipinto in faccia, che non segue l'espressione normale della bocca, capelli di un colore innaturale e acceso, occhi esagerati e un sorriso forzato. Insomma, l'impossibilità di riconoscere una normale espressione facciale
può dare origine alla paura. Il viso viene poi accompagnato da movimenti strani, goffi, innaturali, e anche questo può far sorgere una certa diffidenza. E per ultimo, il clown ha una natura imprevedibile, reazioni esagerate che escono dalla norma. Canta a squarciagola, salta, cade, ci fa scherzi. Non lo possiamo tenere sotto controllo, e questo sentirsi privi di controllo può generare un certo panico. Se poi questa fobia non viene trattata quando si è piccoli e ci accompagna in età adulta, diventa ancora più difficile da debellare. Anche perché è qualcosa di così irrazionale che liberarsene significherebbe andare a scavare nella parte più profonda del nostro inconscio. Chiaramente, chi tra di voi soffre pesantemente di questa fobia forse non avrà visto questo video, anche perché pieno di immagini di clown più o meno inquietanti. Se però conoscete qualcuno che ne soffre, da questo momento lo considererete meno assurdo o ridicolo e potrete capire di più il suo disagio. E vi dico di più, potreste anche aiutarlo a superare questa paura. Esiste una cura per la corrofobia? Effettivamente sì. Tutto dipende dalla gravità di questa condizione. Ma esistono diversi tipi di psicoterapia che il soggetto può seguire per liberarsi dalla paura dei clown. Quando si ha a che fare con un bambino, sono i genitori a dover spiegare che i clown non rappresentano una minaccia e che dovrebbero creare le condizioni per infondere sicurezza in situazioni in cui è presente un pagliaccio. Ma c'è anche da dire che se la paura è troppo forte, anche un aiuto professionale può essere utile. Ricorrere ai ripari in età infantile è il miglior modo per non essere preda della fobia in età adulta. Se invece si è già adulti, allora la psicoterapia sembra sia l'unica via d'uscita. Detto questo, è arrivato il vostro turno. Qualcuno di voi che soffre di corrofobia è stato così coraggioso da vedere il video? Conoscevate i sintomi e le cause di questa paura? Oppure conoscete qualcuno che ne soffre? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, oppure raccontatemi la vostra esperienza. Prima di finire, vi comunico che se questo video dovesse arrivare a 8.000 like prima di lunedì, la prossima settimana vi parlerò anch'io di It e di Pennywise, ma raccontandovi la vera storia che ha dato origine al romanzo di Stephen King. Forse la conosci, ma se vuoi sentirla raccontata da me, non dimenticarti di lasciare il tuo like. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.